presentazione. Allora, sono Cesare, questo è il Bamboo Bar di Milano, questa è una ricetta che presentiamo qua, è una ricetta inventata da noi di nostra creazione. In coppa martini, a base di mandarino, è il Tangerine Drop martini. E che cosa diventerà? Questo qua è un drink straight up presentato in coppetta a base di mandarino e si chiama Tangerine Drop martini. Inizio con mezza oncia di liquore Monin al lampone. Sì, è un nuovo talento emergente. 10 minuti col bartender. Stolichnaya che ritorna. Stolichnaya all'arancia questa. Ed è un'oncia e mezza. Ma cosa stiamo facendo? Qui sto mettendo un'oncia e mezza di stolichnaya aromatizzata all'arancia. Che probabilmente è buonissimo. Sì, che è un prodotto pazzesco. Infatti averla trovata, la possibilità di averla, a parte che non l'avevo mai vista. Manco io. C'è questa qua all'arancia, come si fa? Al limone anche di nuovo un bellissimo prodotto. Questo qua è il succo fresco di mandarino. La ricetta è proprio semplice. Mandarini solo pugliesi, eh? Questi nella fattispecie. Sono pugliesi nella fattispecie. Io sono un aranceto del 600 più mandarini. Mi ricordo della Puglia, abbiamo un sacco di sughero. È un'oncia di succo di mandarino fresco appena spremuto. È un martini style, quindi è proprio molto semplice. Lineare come ricetta. È molto fresco, non necessariamente. Uno può pensare che essendo comunque facile da bere sia femminile, però la cosa della vodka all'arancia comunque gli dà un... Ma ormai qua... Cioè non la fa così... Sì, no, sono non... buone da... quando ci sono una buona dentro. Questo è zucchero semolato. Usiamo questo, non usiamo lo sciroppo di zucchero. È importante fare palestra per un mamma. Sì, infatti, perché mi sto accorgendo che shakerare e parlare contemporaneamente viene sempre più difficile. Voglio. È un piacere vedere la shakerare. Tutte le ricette in coppa martini che stiamo facendo le facciamo strainate due volte, tutti strain, quindi almeno non rimane niente di super filtrato. Sì. È molto delicato alla fine. Sì, beh, dove possiamo andiamo sull'homemade. Anche l'uso di marmellate. Sono venuto qua, no? Perfetto. Anche l'uso di marmellate che vanno molto, sono sempre più impiegate. Marmellate mostate fatte in casa. Sì, beh, quello è. Agrodolce. Poi vabbè, il ritorno in qualche modo il più possibile a vecchie ricette. A vecchi metodi di preparazione, recuperare insomma un po' queste cose. Sembra quando fanno le cose di Aizzo. Sì, è vero, effettivamente non è vero che lo dice, sembra il fiocchettino. Voilà. E questo è il Tangerine Drop. Tangerine del Bamboo Bar. Del Bamboo Bar. Del Bamboo Quindi Bar. Si chiama Bamboo Bar qua. Sì. Bellissimo Bamboo Bar. Grazie.